categorie di maestri o di scuole, diciamo, che ci sono nel mondo. C'è una parte di business dove chiaramente si cerca di fare, di economizzare il più possibile, si cerca di creare stage, corsi, si vendono delle forme anche a caro prezzo, questo sia in Cina che in Occidente. E poi c'è invece quella categoria di maestri che io definisco Shifu, quindi non semplicemente maestri di arti marziali, ma sappiamo che Shifu in realtà ha un altro significato, e sono persone che addirittura non si fanno neanche pagare quando insegnano, ma vendono a duro prezzo e non in denaro la loro arte di famiglia, anzi considerano il pagamento del loro insegnamento un'offesa, proprio perché è un patrimonio di famiglia. È come se io invito a casa mia, diciamo, degli amici e poi mi faccio pagare, quindi è proprio un modo di vedere completamente diverso. Queste persone sono considerate delle vere autorità nel mondo marziale, e anche gli altri maestri che magari vanno in giro per il mondo, hanno anche delle scuole molto grandi, conoscono e sanno e riconoscono il valore di queste persone, la conoscenza, la consapevolezza di queste persone, e sono persone che vivono di donazioni, quindi che va sia dal cibo che mangiano fino a dove vivono praticamente, anche alla casa dove vivono, proprio perché vengono considerati delle vere autorità marziali. La terza applicazione, la terza tecnica, la terza combinazione che abbiamo in Baiyuan Tong Tao è Gong Dong Chui. Vi faccio vedere un attimo come ci arriviamo. Dove mi attacca con un pugno, esco fuori, la tecnica che ho fatto vedere nel video precedente. In realtà però, se io non voglio colpire, ma voglio creare una finta, no? Che cosa faccio? Quando mi arriva il pugno, esco fuori, glielo faccio vedere, ok? In maniera tutto quello che è lungo, che è lento, è falso, ok? Quindi nel momento in cui io vado, lui mi para, intercetta, e da qui scatta la vera tecnica. Le formule degli attacchi corti, Duan Dai Yao Jue, all'interno praticamente contengono praticamente tanti principi. Uno di questi è Jin Tuei Shu She, avanzare, arretrare, falso e vero. E qui c'è proprio l'applicazione di questo principio. Arriva il pugno, esco fuori, faccio vedere la tecnica. Qui scatta la vera tecnica. Hop. Facciamo di nuovo. Qui ho enfatizzato di più il salto, passo che afferra, oppure posso semplicemente tirare, squilibrarlo e colpirlo al viso. Quindi ho fatto sempre il movimento Go-Pu entrando all'interno, passo che aggancia, ma non vado in falciata, ok? Perché la mia intenzione è esattamente un'altra. Quindi tengo sotto controllo la sua gamba, gli faccio vedere il pugno che spacca, alla sua parata, vado indietro, quindi arretrare, Tui Pu significa arretrare, Jin Tui passo che entra, Tui Pu arretrare, ok?